Basta una rasoiata di Dal Monte per regalare al Vicenza il derby della provincia. 3 punti pesantissimi in classifica, il terzo successo di fila in campionato, il terzo blitz esterno della stagione e la consapevolezza che adesso sì che la vetta della classifica è obiettivo realistico. Vicenza brutto, sporco e cattivo, così come deve essere una squadra vincente in un campionato come la Serie C. Mister Modesto ha dato la svolta sul piano dei risultati, che però sono figli anche di un assetto più equilibrato e razionale. Niente magheggi, nessun gioco di prestigio, solo tanta praticità. E coraggio, perché schierare in partenza Dal Monte, Stoppa, Rolfini e Ferrari tutti insieme, beh, non è da tutti. L'Arzignano ha fatto un figurone al cospetto della più titolata avversaria. Squadra vera quella di Bianchini, dove tutti sanno cosa fare. Il primo tempo scivola via senza particolari emozioni. La svolta arriva a inizio ripresa quando Piana becca il secondo giallo, ancora per un fallo su Rolfini, e lascia i suoi in 10. Il Vicenza prende il sopravvento e comincia a costruire la vittoria, che arriva con la rete di Dal Monte. L'Arzi non piega la testa, anzi reclama per un calcio di rigore, presunto fallo di Erardi, su Antoniazzi. Per l'arbitro tutto regolare, finisce col successo biancorosso. Grossi rischi non me ne ricordo, però grande atteggiamento loro, non farci giocare, essere aggressivi, però noi siamo stati bravi, solidi e abbiamo portato i 3 punti a casa. Il Vicenza ora ha Trento e Pergolettese per allungare la striscia vincente. L'Arzignano resta al Dalmolin. Giovedì arriva la Pro Vercelli.